Al microfono Cartellino Rosa, mister Maffei, allenatore del GS San Miniato femminile. È stato riconfermato dopo la scorsa stagione, una stagione che di fatto è stata completamente saltata a causa della pandemia. Il gruppo di quest'anno in gran parte è composto da ragazze che aveva già conosciuto lo scorso anno, ma sono arrivate anche molte giovani da settori giovanili importanti. Quali sono le prime sensazioni su questo nuovo gruppo? È un bel gruppo, è un gruppo interessante dove si può lavorare. Tramite il lavoro spero di vedere una bella crescita. Ancora c'è da trovare, ma chiaramente questo è normale, l'amalgama. Si sta lavorando per dare i tempi giusti al gioco e le giuste conoscenze fra di noi, ma è veramente un gruppo dove secondo me ci si può lavorare tranquillamente e con beneficio. Quindi possiamo dire che il calcio femminile a Siena, dopo varie esperienze positive, negative, pandemia, riparte dal campionato di eccellenza regionale. Quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? L'obiettivo è di fare una stagione nel miglior modo possibile di quelle che siamo nelle condizioni di fare noi, nel senso, noi dobbiamo fare il massimo delle potenzialità di questo gruppo. Se poi le potenzialità di questo gruppo, e lo scopriremo con il tempo, sono da vertice della classifica, sicuramente cercheremo di stare al vertice, perché no? Puntare al massimo, guardiamo quello che si riesce a fare. Io ci credo di poter fare un buon campionato. La ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo per la stagione. Grazie.